Prova, si sente? Ok. Allora attendiamo un attimo che Kevin, che è tutto a posto, siamo andati. Ok. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo le celebrazioni della giornata cittadina della pace, dell'accoglienza, dell'amicizia e della multiculturalità. Una giornata cittadina che va a chiudere un periodo di, diciamo, di momenti che abbiamo vissuto in questi giorni. Che è quello che va dal 21 di settembre, giornata internazionale della pace, a questa istituita dal Comune di Ciampino, quell'appunto per cui noi siamo oggi qui per fare l'ultimo momento, che è l'alzabandiera della pace. E, un momento fortemente voluto, ma poi vi racconterò un po' tutto il percorso. Nel frattempo, io direi di cominciare la celebrazione attraverso quello che è il nostro inno, l'inno degli italiani. Grazie. Emanuela Colella. Buongiorno a tutti, saluto le autorità civili, militari e religiose presenti, la segretaria generale, i dirigenti, i dipendenti dell'ente oggi presenti e i cittadini intervenuti. Il 1 ottobre è la giornata cittadina dedicata all'integrazione e alla multiculturalità. È una giornata per scegliere la pace e per interrogarci su cosa significa costruire la pace. In un mondo in cui gli equilibri hanno ricevuto una brusca scossa a causa delle atroci guerre che imperversano e degli episodi di violenza, anche di genere, a cui assistiamo sempre più spesso. Nell'anno in cui festeggiamo i nostri 50 anni, 50 anni di autonomia del Comune di Ciampino, vogliamo ribadire a gran voce che la guerra non è mai la soluzione e che la città di Ciampino, la nostra città, riconosciuta come città per la pace e i diritti umani, sarà sempre promotrice di iniziative dedicate all'accoglienza e all'integrazione. La ricorrenza di oggi, che chiude il calendario delle giornate per la pace e l'amicizia, messo a punto di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale, Mauro Testa, e il cittadino delegato alla pace, Michele Consiglio, che ringrazio per la fattiva collaborazione, deve essere da spunto per creare uno stimolo alla speranza, alla vitalità, alla partecipazione e alla fratellanza. Doveroso il mio ringraziamento alle tante associazioni del nostro territorio che sono intervenute. Ringrazio il VARD, ringrazio l'Happy Time, la Compagnia del Jolly, il coro polifonico della città di Ciampino.
e il contesto bandistico cileno. Grazie veramente a tutti quanti, perché la vostra partecipazione, la vostra collaborazione è stata preziosa e avete arricchito ancora di più queste giornate. E poi voglio finire con una frase: la guerra è la peggiore sconfitta dell'uomo, e oggi vogliamo ribadire che la città di Ciampino è per la pace. Grazie a tutti. Grazie alla sindaca Colella. Adesso lascio la parola al delegato alla pace Michele Concilio. Grazie mille. Nella edizione dello scorso anno, a dicembre, fino a prima edizione, abbiamo voluto sottolineare il tema della pace attraverso la lettura di alcuni passi di pensieri di personalità autorevoli nazionali e internazionali. Quest'anno abbiamo ritenuto opportuno affidarci alla poesia, è un altro elemento essenziale per sensibilizzare l'animo umano nel suo più profondo. E abbiamo anche voluto, anziché cercare degli autori famosi nazionali o internazionali, cercare nel nostro territorio di Ciampino persone che hanno parlato e continuano a parlare di pace, poeti che sono espressi abbiamo trovato due poesie che erano state pubblicate dall'associazione Per un sorriso, Vigello del sorriso, pubblicate in un libro Regalami la pace. Quindi, oltre a queste due poesie, abbiamo scelto una terza di una ragazzina di terza media, della Leonardo da Vinci, che scrisse nel 2003 una bellissima ma intensa poesia, che venne pubblicata in un giornalino scolastico. Regalami la pace, di Vincenzo Fernando Piovani. Regalami la pace. Non quella proclamata giusta, in questa giungla di belve con missili per tutto. Regalami la pace dei percorritori di pregio e degli ideatori di passaggi tra muri e sbarramenti. Regalami la pace del sud, quella della scarsità e delle fierezze ammaccate. Regalami la pace fresca della mia terra, staccata dalle labbra e affidata al vento che la trasporta come servo fedele. Regalami la pace della dignità dei poveri, quella superflua per i ricchi, quella dei vecchi e delle donne con i secchi alla fontana e delle madri in ginocchio. Regalami la pace del perdente tra gli uomini, che predica il Vangelo della pace e dell'anima. Regalami la pace, non quella di chi prepara i canti liturgici del temporale con l'insistenza del venditore telefonico. Regalami la pace dell'acqua che scorre, quella dell'erba del vento che si muove anche per una lucertolina. La pace della strada di casa, quella promessa tra gli ulivi e la vigna. La pace che si fa come un fiore e che sa qualcosa di eterno. Regalami la pace nascosta sull'altare della casa dei nonni, sempre gremito di angeli. Regalami la pace di Francesco, quella dei miti silenzi che partoriscono abbracci, che accende stelle mai viste. Regala lietezza ai malati e al viso degli scheletri sul ponte illuminato al buio delle luci. Regalami la pace a chi sogna il mare e le onde, e di chi certezze non ha come me,
e scrive per la pace che ancora non c'è. La seconda poesia di Antonella Cocci si titola E sarà pace. Sogneremo cieli azzurri e notti senza polvere. Ci accoglieranno prati verdi, gigli bianchi profumati ed acqua limpida e fredda. Non più anime in sogno, né cuscini intrisi di lacrime, né coperte rosse di sangue innocente. Non più spari, non più morti, né pianti di mali, né testimoni di sofferenza. L'alba luminosa del sole che sorge trafiggerà l'inferno più profondo e sarà pace in questo nuovo mondo. Ritorniamo con questa breve poesia di questa ragazzina di allora, questa una giovane donna nostra concittadina, che scrisse questi brevi ma intensi bellezzi. Voglio titolare così, Poesia per la pace. Chiara Sanzio, terza media dell'ordine. Un grido selvaggio, un urlo levato sui sogni di gloria del nostro passato, sul male, sul bene, sull'odio e l'amore, su quel che rimane nel povero cuore di chi ha passato la vita a pensare che cosa conviene, se il bene, se il male. Un grido nel cielo, un grido giù in terra. Vogliamo la pace, abbasso la guerra. Ringrazio il delegato alla pace, ringraziamo il delegato alla pace Michele Concini con queste tre meravigliose poesie. E adesso passiamo a un'altra poesia, quella della musica, che ha accompagnato già questi giorni attraverso il coro della danza, il coro polifonico e attraverso anche il teatro con il Giorno. Adesso sentiremo un pezzo della vita è bella, secondo me uno dei più bei capolavori che ci siamo stati nel nostro cinema contemporaneo, ma forse il cinema di tutti i tempi, perché oltre che di guerra questo film parla anche e soprattutto un amore, dell'amore grande che lega gli uomini. Grazie,
Ringraziamo la banda Cilea per averci appunto ricordato come la vita è bella. La vita è bella quando c'è l'amore. Questo è il messaggio che vogliamo mandare. E purtroppo, come abbiamo sentito tutti noi, addirittura ieri sera, un'edizione straordinaria del telegiornale, c'è stata quella tanto temuta invasione del Libano. Un altro momento gli uomini, invece di fare in modo che le cose si appianino attraverso le parole, tornano a far conare le armi. Ci hanno rassicurato, ci hanno detto che saranno interventi legati esclusivamente a far fuori, così dicono, le postazioni delle milizie Hezbollah, ma come spesso accade e come purtroppo siamo abituati negli episodi di guerra, nei momenti di guerra, ci sono gli effetti collaterali, i cosiddetti danni collaterali, dove tanti civili, tante vittime innocenti, niente hanno a che fare con questa logica straziante, terribile della guerra, verranno uccisi. E questo non ce lo possiamo più permettere. È una cosa che sicuramente gli uomini di pace, come quelli che sono qui stamattina, e quindi ringrazio tutti gli intervenuti, a partire appunto dalla banda Cilea che stamattina è stata con noi, ma anche i delegati cittadini alla pace, allo spettacolo dal vivo, sembra lo spettacolo dal vivo che è una cosa di arte, non certo quello che stiamo vedendo attraverso i telegiornali, il coro polifonico che ci ha dato una mano, tutti le autorità che sono qui, civili, militari, gli amici, le persone comuni. Ecco, noi crediamo in questo messaggio di pace. Ricordava la sindaca che oggi è il 1° ottobre, noi l'abbiamo istituita come una giornata importantissima per l'integrazione, io aggiungerei per l'accoglienza, perché Ciampino si è sempre distinta proprio per questo, per essere una cittadina in cui le varie etnie vivono serenamente, vivono secondo uno schema di condivisione di quello che è un tessuto cittadino. Ciampino è una città antropologica, nel senso che noi siamo una cittadina in cui abbiamo condiviso dei valori, abbiamo condiviso degli importanti obiettivi con tutte le comunità che vivono. Voglio anche ricordare che appunto dal 21 settembre giornate, diciamo, veramente molto belle. E io direi giornate che ci hanno ricordato cosa significhi la pace. Come dicevo l'altra sera, l'arte al di sopra della guerra. Noi abbiamo voluto mandare anche questo messaggio, perché siamo stati abituati purtroppo nel passato a quello che abbiamo denominato il tradimento dei tempi, cioè gli intellettuali, gli uomini di arte che si mettevano a servizio delle ideologie che erano inneggianti alla guerra. E questo non è possibile. Abbiamo voluto invece ricordare che l'arte, che l'arte al di sopra di tutto, l'arte intesa con la maiuscola, supera i confini, così come la scuola. Io voglio ricordare che oggi è il 1° ottobre, noi qualcuno si dirà, ma perché la amministrazione comunale ha voluto istituire proprio il 1° ottobre la giornata che ricordava prima la sindaca dell'integrazione e dell'accoglienza,
qualità. Perché il 1 ottobre, esattamente 13 anni fa, veniva mancata una persona che io ritengo, riguardo a questo, unica nel territorio di Ciampino. La dottoressa Simonetta Tricca, mi chiedo voi per chi l'ha conosciuta, ma anche per chi non l'ha conosciuta. Simonetta Tricca è stata per lungo tempo la dirigente del primo circolo didattico e nel suo lungo mandato presso il primo circolo didattico ha fatto proprio dell'integrazione, dell'accoglienza, dell'amicizia il suo tema principale della sua missione, il tema principale della sua missione. Quindi noi come amministrazione comunale abbiamo voluto proprio questa giornata, il primo ottobre, la nostra giornata cittadina dell'integrazione, il primo di ottobre appunto, perché in quel giorno e per tutti gli anni che seguiranno, speriamo anche con le diverse amministrazioni che evidentemente ci saranno successivamente, dopo quella Colella, noi speriamo ancora un'altra legislazione Colella, noi ci auguriamo che questa tradizione venga in qualche modo ricordata. La sindaca ricordava: Ciampino è la città della pace. Ciampino si è sempre distinta per essere la città della pace e noi fortemente crediamo che giornate come queste non siano inutili, ma siano importanti, proprio perché rimanere attaccati a quella parola significa testimoniare che ci sono persone che non vogliono fare in modo che siano le armi a parlare, ma sia la lingua. Sia la possibilità di una diplomazia che arrivi velocemente, velocemente a concludere quello che stiamo facendo. Ringrazio ancora voi tutti, mi auguro che queste giornate abbiano un po' anche fatto comprendere il messaggio che volevamo in qualche modo mandare e che queste cose appunto non rimangano delle isole felici in cui qualcuno ricorda che la parola pace è una parola. Grazie ancora a tutti. Ora c'è la parte conclusiva, forse quella più celebrativa e quella più istituzionale, in cui il maestro Romano, con la sua banda cilea che ringrazio ancora, suonerà l'inno alla pace, che poi è l'inno alla gioia, quello della comunità europea, e chiamo qui una consigliera comunale che ringrazio, Simona Tomaino, una vice commissario anche lei della polizia locale, Fabio Pomente, per poter fare appunto la salvadiera durante il momento in cui ci sarà l'inno alla gioia. Grazie. È stata, così come dice il regolamento di tutti i comuni italiani, che al di fuori delle bandiere istituzionali può essere mantenuta un giorno una bandiera diversa. Ecco, la bandiera pace sarà qui per tutto il giorno di oggi a ricordarci come la pace è la nostra, il nostro vero grande, grandissimo obiettivo. Grazie a tutti.